Силуан, мы двое! Забирайте нас всех! Questa è Kherson oggi. I viali, le fattorie, le case dalla periferia al centro sono invase dall'acqua. Chi non ha lasciato la città nelle prime ore dell'esondazione adesso è costretto a mettersi al riparo sui piani alti o sui tetti, mentre l'acqua continua a salire. La diga di Nova Kakhovka è stata fatta saltare nel cuore della notte fra lunedì e martedì, e mentre Kiev e Mosca continuano a scambiarsi accuse, da allora il grande fiume di Dnipro ha continuato a liberare i suoi 18 milioni di metri cubi d'acqua su tutte le regioni del sud. Un numero imprecisato di vittime, 42.000 persone a rischio su entrambi i versanti, 1.500 abitazioni della sponda destra già completamente sommerse. Secondo il presidente Zelensky, centinaia di migliaia di ucraini non hanno più accesso all'acqua potabile e gli agenti inquinanti che il fiume ha portato con sé, dal combustibile agli scarti industriali, si calcolano in migliaia di litri. Il rischio epidemie sale di ora in ora. Dal punto di vista strategico, l'abbattimento della diga ha congelato gran parte del fronte sud. Impraticabile ora per gli ucraini portare una controffensiva verso la Crimea, se non passando dalla direttrice che i russi hanno fortificato meglio, quella tra Melitopol e Mariupol. In Donbass si combatte intorno a Bakhmut e negli ultimi due giorni le forze di Kiev hanno recuperato terreno nelle campagne e due piccoli villaggi dai quali insidiano i Wagner ancora in città. Verso Belgorod, i partigiani anti-Putin annunciano la presa di Shebekino e l'eliminazione di alti ufficiali fedeli a Mosca, mentre oltre confine l'artiglieria ucraina sostiene i loro assalti al cuore della madre Russia.